Non è facile per la vita crescere. Richiede un processo, richiede che voi paghiate un prezzo e cooperiate in accordo con Dio. In questo modo riceverete la sua lode. I cieli, la terra e ogni cosa sono stabili e completi. E tutto grazie alle parole di Dio. Non hai ancora capito, con Dio non c'è nulla che non si possa realizzare. Ma voi ancora non capite la sua volontà. Non siete consci dei suoi fardelli. Non sapete dare il giusto peso alle sue parole né seguirle. Insistete nell'essere i padroni di voi stessi. Voi pensate solo a voi stessi, troppo egoisti per liberarlo dai suoi fardelli. Capite davvero la volontà di Dio? Dovreste conoscere il solo desiderio di Dio, che voi cresciate in fretta, togliergli quel peso dalle spalle e prenderlo come vostro, faticando al posto suo per soddisfare il suo cuore. Ma voi ancora non capite la sua volontà. Non siete consci dei suoi fardelli. Non sapete dare il giusto peso alle sue parole né seguirle. Insistete nell'essere i padroni di voi stessi. Voi pensate solo a voi stessi, troppo egoisti per liberarlo dai suoi fardelli. Capite davvero la volontà di Dio? Quale figlio rifiuterebbe i fardelli di suo padre? Quale padre non faticherebbe giorno e notte per suo figlio? Quale figlio rifiuterebbe i fardelli di suo padre? Quale padre non faticherebbe giorno e notte per suo figlio? Ma voi ancora non capite la sua volontà. Non siete consci dei suoi fardelli. Non sapete dare il giusto peso alle sue parole né seguirle. Insistete nell'essere i padroni di voi stessi. Voi pensate solo a voi stessi, troppo egoisti per liberare